Sì. Pronto? Chi è? Uè, notaio. No, non c'è Guglielmo. Bene, bene, e tu, notaio Puffo? Guglielmo, non c'è. Senti, ti volevo chiedere una cosa. Sì. Questa sera posso presentarmi al tuo baccanale con acclusa una gaffi, una roba turbo? Che voleva? Che dove volevo andare stasera? La ragazzina c'ha 17 anni. No, guardi, non mi interessano le ragazze. Di cognome fa Bisconti. Bisconti, sarebbero Conti due volte. Guardi, ha sbagliato numero perché a me le ragazze non mi interessano. Comunque questa sera faccio scattare i veleni giusti. E non mi interessano, sono omosessuale, dunque ha sbagliato il numero, mi dispiace dirlo, ma... No, dico, sto messo male. No, non mi interessa, non mi interessa minorenni, non mi interessa niente, guardi... No, secondo te sto messo molto male, Ho capito la domanda, ma non mi interessa lo stesso, lo vuoi capire? Uè, notaio. No, secondo te sto messo molto male? Guardi, arrivederci. Pronto? Pronto? Pronto. È lui o non è lui? E che è lei? È lui o non è lui? Ma guegasi! Certo che è lui! È figlio di muttana, figlio di scuffato! Le veline! Usai i cani di denunzio ora e se non già finisce, le va veline! Bene? Sì, pronto? Pronto? Chi parla? Come? Con chi parlo, scusi? Le veline! Velino! Le veline! Chi è lei, scusa, chi è? Di pirla come te, pieno il mondo! Pirla, pirla il cazzo, scusa, se lei non si presenta, mi dice chi è lei? È lui o non è lui? È lui o non è lui? Certo che è lui! È lui o non è lui? Chi è lui? Le veline! Chi sono ste veline? Uè, 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 ma chi si crede di essere lei? Mussolini che prende le decisioni per conto degli altri? Senta, per cortesia, mi lasci stare, grazie a Dio. Se no, te ne gatto quattro e te mando fa culo. Ma uno come fa a trovarsi un socio pirla, ma così pirla come questo? Lei a me mi chiama pirla. Scusi, lei è il signor Gabibbo? Che cos'è il Gabibbo? È lui o non è lui? Ah, chi è lui? Scusi, lei è lui o non è lui? Che so chi è lei? Sto dicendo con chi sto parlando? Le veline! Del Gabibbo. Le veline di Gabibbo. Va bene. Le veline di Gabibbo. Me le porti a me? Sì, e si prende anche due schiaffi, ma stia zitto. Buongiorno. Pronto? Buongiorno. Ciao meraviglia, ciao splendida. Ma chi sei? Sì, ti confermo la cena questa sera a casa del notaio. Ti passo a prendere alle 20:55. Hai sbagliato numero, eh? Sarò in blazer blu, panta grigio ferro e naturalmente tots, regolarsi di conseguenza. Ma chi sei? Non ti capisco. Ciao amore, più tardi. Ma chi sei? Fantastica. Buonanotte. Chi è? Uè, notaio. Chi sei? Sono il figlio, chi sei? Bisconti, Bisconti, sarebbero Conti due volte. Bisconti, chi è? E chi sei? Cosa... Stia calmo perché io le metto le mani addosso e senza anestesia, va bene? Occhio, attenzione, eh. Oh, scemo. Attenzione, chi sei? Ma stia zitto, Fiorello, va, mi lasci lavorare. Chi sei? Cosa vuoi? Cosa vuoi? Ma chi la conosce? Lavoro nella finanza, continui a parlare, cosa vuoi? Ciao meraviglia, ciao splendida. Bravo, complimenti, ciao. Buonasera. Pronto? Bisconti, Bisconti, sarebbero Conti due volte. Bisconti, sì. Sì, ti confermo la cena questa sera a casa del notaio. Ma quale cena? Ti passo a prendere alle 20:55. Ma con chi parlo? Non capito con chi parlo. Sarò in blazer blu, panta grigio ferro e naturalmente tots, regolarsi di conseguenza. Ma non ho capito con chi parlo. Comunque questa sera faccio scattare i veleni giusti. Ma stasera è impossibile, perché devo un altro impegno. No, senti, tu dalla pratica non ti puoi esimere. Sicuro? La pratica materasso. La pratica materasso. Ma io non so di che pratica parliamo. Siamo sicuri che ce l'ho io, questa pratica? Sì. Materasso. La cerchiamo, un secondo. A few moments later. Eccoci, guardi, la sto cercando ma non trovo nulla. Ma è una pratica già istruita? Ho capito. Ti confermo la cena questa sera a casa del notaio. Ma quale cena a casa del notaio? Io stasera non c'è, proprio è impossibilissimissimo. Sono dall'altra parte, quindi purtroppo non ci sono. Fra 5 minuti esatti inchiodo sotto il tuo portone. No, non sotto non posso.